storia di Cenerentola. Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, viveva una famiglia che ebbe una bimba. La mamma morì subito dopo e il padre si risposò con una vedova che aveva due figlie, Anastasia e Genoveffa. Le tre si comportarono molto male nei confronti della ragazza, chiamandola Cenerentola perché le facevano fare tutti i lavori di casa e lei la sera si addormentava esausta vicino al camino. Questa è la storia di Cenerentola. Cenerentola! Cenerentola! Che c'è? Presto, veloce, un panino di colazione. Cosa ci fai ancora a dormire? Io non so, proprio non so. Perché sono appena svegliata. Un panino di colazione, veloce. Ok. Veloce e buono. Ok. Speriamo che sia uscito buono. Cling! Eccoti qua. Adesso prepari una colazione dolce per Genoveffa. Speriamo che la panna uscirà buonissima. Tony! Eccoti, Anastasia. Va bene, porta una salvietta alla mamma ad asciugarla. Dai, lentola, portami una salvietta ad asciugarla. Ok. Eccoti. Grazie. Ok, Cenerentola. Adesso mi lavo i denti. Fatemi una colazione che ho quasi finito di spazzolarmi i denti. Mi prendo questo bello liuscino al cioccolato. Assaggiamo se Cenerentola l'hai preparato buona. Sì, buona. Cenerentola, ci sono tutti i miei vestiti da pulire, anche i miei. Ok. Cenerentola, ricordati di pulire anche la sala. Ok. Ecco il vestito rosso. Lozzo, ma guarda come sporco puzzolente. Una volta lo voleva puzzolente, ma adesso lo vuole pulito. Adesso mi tocca da pulire tutto. Oh, ecco la mia salvietta tutta bagnata di Sprite. Che devo metterci qua sopra tutta spocca di plastica, perché lascio sempre con questa tutte le cose. Ok. I miau, gattino bello. Esci un attimo. Miau, miau. Profumata. Ah, che faticoso. Finito di pulire qua. Ok, finito. Gian, mi dica Sire, devi portare questo invito a tutte le fanciulle del regno, perché ho intenzione di dare un ballo e trovare mia moglie. Va bene, Sire. Mi raccomando, a tutte le fanciulle del regno. Delindelon! Chi è? Sono Gian, il messo del re. Hai.
ho portato questo invito per tutte le fanciulle che abitano in questa casa. È per un ballo che si terrà martedì a corte e durante il quale il principe sceglierà la sua sposa. Ok. Qua c'è scritto. Allora, tutte le fanciulle di ogni casa, di ogni legno, saranno invitate a un ballo. A ballo il principe sceglierà la sua sposa che la tella durante il ballo. Noi andremo. Sì, noi andremo. E io? Tu no, Cenerentola, dammi questo invito. A te non serve affatto. Ciao Cenerentola, ciao. Noi partiamo per andare al ballo. Tu pulisci ancora la casa. Sei. Tanto di roba da fare ce n'è sempre qui. Bidi bibu, che cosa succede? Non posso andare al ballo, sono spettinata di fuliggine, devo pulire. Allora, io sono una fata madrina. Posso risolvere il tuo problema fino a mezzanotte. Cosa vuoi? Un bel vestito con dei bei capelli pettinati? Sì. Allora lo faremo subito. Mettiti qui, fatti vedere un po'. Wow, bidi bibo. Body di bu. Guarda, vedi lo specchio. Ma sono bellissima. Sì, Cenerentola. Ed ora ti serve un mezzo di trasporto. Cosa? Ti manderò una carrozza fatata. Bidibi, bodibi, bu. Hai visto che bella carrozza fatata? Sì, sali in carrozza, che sei pronta a partire. Mi raccomando, Cenerentola, sì. Entro la mezzanotte. Okay. Scegli me! Scegli me! Oh, ma quante belle ragazze! Scegli me! Scegli me! Scegli me! Scegli me! Oh, ma che bella ragazza sta entrando! Wow, che vestito! E che acconciatura! Scappi! Oh, ma ha lasciato qui una scarpetta di cristallo. Meno male, sono a casa in tempo. Chissà chi era quella sconosciuta di ieri. Sì, il principe non ha avuto occhi che per lei. Su forza, ragazze. Dlindlon, Dlindlon. Chi è? Sono il principe. Dai, sì. Azzurro per di più. Dai, sì. Sono venuto per far provare una scarpetta che ha perso ieri una ragazza alla mia festa a tutte le fanciulle del regno. Provo io. Anche io, anche io. Il principe fece provare la scarpetta a tutte le ragazze del regno. Infine arrivò anche alla casa di Cenerentola e la fece provare anche alle due sorellastre, ma nessuna delle due andava bene. Era veramente troppo piccola. Non va questa scarpa, non va a te. Dai. No, 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 assolutamente non va. Infine, anche Cenerentola chiese di provare la scarpa. Figuriamoci se va a lei. Ma la indossa perfettamente. Allora, sei tu la mia amata del ballo? Sì. Oh, quanto tempo. E il principe e Cenerentola si sposarono
e vissero per sempre felici e contenti. Ciao, ciao a tutti, ciao! Ciao a tutti, amici! Ciao!